Era il 21 settembre del 1990 quando il giovane Pietro Nava assistette per caso all'esecuzione del giudice Livatino e decise di non andare oltre ma fermarsi e raccontare tutto alle forze dell'ordine. La sua testimonianza rese possibile l'immediata individuazione e la successiva condanna degli assassini, ma la sua vita ne fu sconvolta. Una storia raccontata adesso agli studenti dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo dal giudice Gianni Fruganti nel corso degli incontri di educazione civica organizzati dall'associazione Tra Tevere ed Arno. Ci racconterà la storia di una persona per bene, molto per bene, che per rispettare la legge, per fare il proprio dovere, letteralmente, mi stava raccontando Gianni, si è rovinato la vita. Primo testimone di giustizia in Italia e questo ha comportato una serie di vicissitudini delle quali mi piacerà parlare per far capire come a volte la vita mette di fronte a delle scelte molto molto difficili, perché è facile fare le cose per bene quando non ci sono grandi problemi. I problemi si pongono quando le scelte sono veramente scomode, quando prendere scorciatoie è molto più semplice e prendere invece la via giusta presenta un sacco di difficoltà. Questa persona ha incontrato nel prosieguo della sua vita una serie di difficoltà inaudite, ha perso tutto quello che aveva. In un'intervista ha detto che in quell'occasione, con quella vicenda, sono morti in due, è morto il giudice Livatino e è morto Piero Nava, perché da quel momento non è esistito più, ha dovuto con la sua famiglia abbandonare il lavoro, ha dovuto trasferirsi varie volte con la sua famiglia, cambiando cognome, nascondendosi per molti molti anni, fino a che la normativa sul testimone di giustizia gli ha consentito di cambiare cognome ed allora si è riassestata, ha trovato una sua collocazione nel mondo e attualmente vive, non sappiamo, nessuno sa dove ovviamente né con quale cognome.